Live social. Live social, hashtag interviste storie, un contenitore di informazioni che parla di tanto, di tutto, parla anche di sport. Ebbene sì, abbiamo il piacere di ospitare in collegamento telefonico un'istruttrice nonché presidente dell'associazione sportiva ASD per sport direttamente dalla regione Sardegna, Marcella Gerugi, che accolgo con un caloroso benvenuto. Marcella, grazie, benvenuta buongiorno. A Live Social, ciao cara. Ciao, buongiorno, benvenuta a te. Lo sport è vita, qualcosa di importante che assolutamente non si può fermare anche in tempi di lockdown, in tempi di quarantena, di Covid. Ne parleremo proprio di questo durante la nostra chiacchierata, ma in primis ti lascio presentare il radio, meglio parlarci un po' di te, Marcella, ecco, quello che da quanto tempo appunto lavori nel settore sportivo, insomma raccontaci un po' la tua storia. Bene, buongiorno a tutti, chiamo niente dal sud Sardegna, da San Luri. Io lavoro in questo settore da 28 anni più o meno. Ora mi occupo principalmente dell'organizzazione nella ASD per sport, del suo settore olistico, ma non solo. Lo sport comunque ha sempre fatto parte della mia vita, lo ritengo fondamentale per poter avere, ecco, un benessere psicofisico. Nasco con gli sport di squadra e poi sono passata all'ambiente delle palestre. Ho insegnato aerobica, hip hop, spinning, ho praticamente cavalcato le onde del periodo, quelle che ritenevo più interessanti e sane e coinvolgenti. In questi decenni ho, insieme a dei collaboratori molto speciali, organizzato tantissime manifestazioni, da quelle sportive a quelle culturali, in diversi settori. Ho conosciuto tanti personaggi dello spettacolo, della musica, del fitness. Beh, che dire, il tuo un percorso veramente vasto e intenso nel mondo dello sport. Come introducevo al momento, all'inizio della nostra intervista, vorrei proprio, ecco, parlare insieme a te, che sei appunto un'esperta dello sport, appunto di quest'ultimo, al tempo del Covid. Quindi quali pensi possano essere i cambiamenti e come immagini una lezione? Ma sicuramente al tempo del Covid pensare e strutturare una lezione è veramente strano, ma non impossibile. Dal momento in cui la nostra associazione offre lo spazio di 1000 metri quadri interni con altri 1000 all'aperto, strutturarci e lasciare le distanze di sicurezza necessarie non sarà un problema. Ma immagino che le persone faranno l'attività fisica normalmente, sia per il proprio benessere, anche per scaricare comunque la tensione che stiamo accumulando e accumuleremo ancora per il periodo che stiamo affrontando. Quindi, come vedo io lo sport al tempo del Covid-19? Ma lo vedo in maniera diversa. Cambia il metodo di allenarsi, ma le persone faranno sport comunque. Credo anche più di prima, e dandogli valore ancora più grande. Quindi lo sport fa bene sempre, ma in questo periodo più che mai. Marcella, sappiamo che il CONI Sardegna, in collaborazione con l'assessorato regionale alla sanità, ha avviato il progetto A Cent'annos in Salute per over 65 e che voi lo avete appunto, date appunto un'importanza allo sport proprio per queste persone. Ce ne vuoi parlare? Sì, A Cent'annos in Salute è un augurio che noi in Sardegna ci facciamo nei compleanni, o comunque vuol dire che arrivi a 100 anni con salute. Ecco, è credo che sia la fascia di età che più ne ha necessità di fare movimento, e neanche più giovamenti, sia per il corpo che per la mente. Prima a 65 anni si era vecchi. Ora si è grandi, diversamente giovani. Hanno più tempo, hanno voglia di conoscere, di viaggiare. Comunque vanno, è un periodo in cui vanno in pensione, perciò hanno voglia di riscatto. E noi abbiamo, e praticamente questo percorso gli dà la possibilità di ristrutturare il corpo, di ringiovanire, o comunque di essere forti per poterselo godere, soprattutto anche nell'ambiente del casalingo. E poi c'è anche un periodo di demoralizzazione e di abbattimento psicologico a quell'età, quando si, appunto, come dicevo prima, si va in pensione o comunque si diventa più grandi, perciò iniziano a aumentare i fastidi delle articolazioni, della schiena. E questo progetto, studiato proprio per la loro, per il loro periodo, li fortifica, così aumentano anche la forza fisica e migliorano l'umore.
E poi ci sono i raduni regionali, dove ci si trova con una marea di diversamente giovani e niente, è fondamentale che abbiano energia, perché poi in fin dei conti loro servono per dare energia a noi, sarà anche un pensiero egoistico. Certo, è proprio così. Quali corsi principalmente attraggono i giovani, Marcella? Ma principalmente in generale vengono attratti da corsi dove si entra in contatto con, non solamente con un allenamento fisico, ma anche con una competizione con se stessi, e che abbiano un po' di musica. Per esempio i corsi di calisthenics, di total body, la sala pesi, sono due corsi frequentati dai giovani che mettono in risalto alcune loro caratteristiche, sia fisiche che caratteriali. Assolutamente, lo sport è per tutti, per grandi e piccini. A proposito di quest'ultimi, i più piccolini che frequentano la vostra associazione, che età hanno, Marcella? I piccolini, allora, ogni anno è sempre diverso, loro sono praticamente una botta di energia per noi stessi, no? È vero che lo sport piace ai grandi, ma loro ancora di più. E poi l'associazione sportiva per sport ha due tipi di ginnastica per bambini, quella acrobatica e quella che li preparerà il taekwondo, che è un corso che invece vorremmo aprire più in là. Sono due tipologie diverse per dare scelta ai bambini. In questa attività i futuri grandi mettono alla prova, divertendosi, le proprie competenze, muovendosi, rinforzandosi, e di conseguenza, come dicono tanti studi scientifici, abbassando la percentuale di patologie a carico della colonna, come la scoliosi e le cifosi, che purtroppo stanno aumentando tantissimo nei giovani d'oggi. Cosa molto importante, perché se già da piccoli vengono abituati a praticare sport, cresceranno con un'idea molto sana verso tutti gli sport, sia di gruppo che singoli. Certo. Allora, per concludere, Marcella, vista l'emergenza nazionale, ti lascio, ecco, un ultimo spazio per informarci su quali misure adotterai per una ripartenza sicura. Beh, le misure che adotteremo saranno sicuramente quelle che stabiliranno per noi, perciò lavoreremo a norma di legge, le distanze, i presidi di medici come gel e disinfettante per le mani e per gli attrezzi, ma una cosa che ci avvantaggia nel nostro caso è di avere una metratura molto molto ampia che ci permetterà di distanziare le attrezzature della distanza richiesta tra una persona e l'altra. Si parla di ambienti di oltre 1000 metri quadri, come dicevo prima, sia 1000 interni che esterni, dedicati allo sport. Sicuramente lo spazio non ci manca, ora stiamo cercando di allestire anche la parte esterna, che è una spesa in più senza aver potuto incassare niente, però gli iscritti ci sono, saranno mantenute le distanze, conoscendo i nostri atleti, beh, sono fiduciosa, saranno vigili ed attenti, perché tutti vogliamo far ripartire il nostro paese, la Sardegna, riprenderci in mano la nostra vita. Intanto, fino a quel momento, cerchiamo di star vicini loro, come abbiamo fatto da subito, e a tutti con delle lezioni nostre o suggerite di lezioni fatte da maestri come Boris Bazzani o Alessandro Meloni, perché non si imbattono. È molto importante, in video spazzatura che purtroppo in questo periodo si sono centuplicati, ed è giusto che le persone vadano e capiscano il lavoro fatto da un professionista del settore. Il corpo è uno solo e lo dobbiamo tenere caro, perciò dobbiamo metterlo nelle mani giuste. Beh, fantastico, il corpo è uno e ce lo dobbiamo tenere caro, perché dobbiamo mettercelo nelle mani giuste, dobbiamo metterlo nelle mani giuste, eh? Queste sono parole sante ed è proprio vero, sono pienamente d'accordo con te, Marcella. Viva lo sport, viva a questo punto anche i professionisti dello sport, affidiamoci ad essi, viva la SD per sport, un in bocca al lupo grande per una meravigliosa ripartenza. Siamo noi che ti ringraziamo, grazie ancora Marcella Gerù, ricordo, presidente e istruttrice anche dell'associazione sportiva ASD per Sport Regione Sardegna. Grazie ancora. Grazie, buona serata a tutti. Salutiamola calorosamente, che bello, ecco, parlare con da tutte, insomma, siamo in collegamento con tutte le regioni d'Italia per, ecco, tenerci informati, sostenerci anche tramite, ecco, consigli, darci un po' di coraggio in questo periodo. L'hashtag che ovviamente continua a farci da cornice, andrà tutto bene, e vi ricordo ovviamente anche il nostro di hashtag, quello che targa tutte le nostre interviste storie, live social interviste storie. Mi raccomando, seguiteci anche su Facebook e rimanete sintonizzati qui su Radio News 24. Live Social.